Lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali dei trasporti pubblici in programma per domani rientra. Perché questa decisione, segretario Colombo? Ma lo sciopero del 20 è rientrato sostanzialmente perché il 15 settembre, attraverso la delegazione delle nostre strutture regionali, siamo riusciti finalmente ad avere un verbale d'incontro che inizia a soddisfare le nostre richieste, a partire dalla messa in pratica dell'articolo 36 della legge regionale del 2009, la 14, che ci consentirà appunto di decretare a livello regionale lo stato di crisi del settore. Per cui abbiamo ritenuto opportuno in questa fase di aggiornare il tavolo che ci sarà il prossimo 21 e quindi andare a concretizzare le prime risposte che ci sono state date il 15. Quali le richieste del sindacato allora? Ma intanto ci aspettiamo che lo sforzo della Regione non si limiti e non si fermi a questa prima disponibilità di 15 milioni di euro al momento canalizzati per incentivare all'esodo i lavoratori che già ne hanno i requisiti. E per cui ci auspichiamo di avere altri fondi, tra i quali anche lo sblocco dei fondi FAS da destinare a questa crisi regionale del settore, in modo tale da favorire la riorganizzazione delle stesse aziende e quindi evitare traumi all'occupazione. Per la CMS in particolare, quali le novità? Ma per quanto riguarda la CMS, devo dire che noi abbiamo sollecitato l'azienda ad avere un incontro d'Oras. Dovremmo vederci dopodomani perché ci sono alcuni aspetti di carattere organizzativo che insistono direttamente sulla procedura della rotazione della cassa in deroga che non ci convincono. Lavoratori che dovrebbero partire da qui a un mese vengono chiamati il giorno prima per il giorno dopo per andare in cassa e viceversa, lavoratori che sono in cassa vengono richiamati al servizio. E in più dobbiamo ancora concertare e individuare la data di disponibilità con l'assessore Maffei per definire il percorso di erogazione del fondo di sostegno al reddito per questi lavoratori della CMS che purtroppo sono in cassa. La crisi rimane comunque alta nel settore trasporti in provincia di Caserta? Purtroppo devo ammettere di sì, la crisi c'è e è anche abbastanza pesante, basti pensare che al di là della CMS, dove ci sono circa 120 lavoratori mensa che vanno in cassa e andranno da qui a dicembre, il prossimo 29 si definirà anche la sorte degli altri 17 lavoratori che fanno capo all'ATC di Vito Lazio, quindi Capua. Anche lì speriamo di addivenire ad un accordo che consenta la salvaguardia dei livelli occupazionali e quindi evitare espulsione dal mondo del lavoro.